Storie per un futuro possibile verso l'Agenda 2030. Buon ascolto da Fondazione Unipolis, che ti offre questo podcast. Semaforo rosso. Tra me e la strada è una faventosa e irrespirabile solo il condizionatore dell'auto. Mi volto a destra, attendendo il verde, distrattamente. Una giovane donna, sulla trentina, scende dall'auto e attraversa la strada. Sembra avere un'aria serena, ma appare come ripiegata sui suoi pensieri. Sul marciapiede centrale, che fa da spartitraffico, un uomo, probabilmente di origine maghrebina o più genericamente araba, allampanato e smunto, con due spessi baffi e un aspetto quieto, o piuttosto rassegnato. Vende fazzoletti di carta agli automobilisti fermi al semaforo, quasi sempre trincerati dietro un finestrino chiuso, senza alcun cenno di considerazione per un invisibile. La donna attraversa la strada e si incammina sul marciapiede centrale, in direzione dell'uomo. Poi si avvicina a lui. Lo saluta e il volto dell'uomo cambia. Ora gli sorridono anche gli occhi e le guance cave. Lei gli stringe la mano. Si parlano a bassa voce. Sembrano conoscersi, almeno così credo. Perché le mani non si staccano, restano lì, l'una nell'altra. Non posso ascoltare la conversazione, ma la sensazione è quella di due amici che si scambiano notizie sulle rispettive famiglie. Un dialogo pieno di sorrisi reciproci, nessun acquisto di fazzoletti. Una sorta di familiarità che rende palese una quotidianità almeno in parte condivisa. Continuano a parlarsi e sembra che sia lui in qualche modo a rincuorarla, a rassicurarla. Le mani sempre dolcemente serrate, come un passaggio d'energia, una sorta di ricarica morale o di morale. Non so da chi verso chi, probabilmente in modo assolutamente reciproco. Scatta il verde, riparto. Mentre passo loro accanto non posso evitare di voltarmi, questa volta verso sinistra. Un'ultima occhiata ai due visi e alle due mani, ancora strette le une piccole e chiare nelle altre grandi e scure, diversissime eppure uguali. Nonostante la marcata differenza di statura, formano un'unica figura, a suo modo simmetrica. Mi restituisce un senso di giustizia, un riportare in pari ciò che è dispari, senza cedere al riscatto, alla rivincita, alla vendetta. Spengo il condizionatore e apro i finestrini. L'afa è diventata brezza. Quel calore umano ha reso l'aria più fresca. Mi sento in pace. Questo era solo un racconto, ma occorre davvero l'impegno di tutti per un futuro possibile. Scopri il progetto 17 storie per il 2030 sul sito di Fondazione Unipolis. Contest letterari per intercettare racconti che ispirino azioni per uno sviluppo sostenibile.